Eccoci in diretta ancora con la nostra view di mercato. Saluto Andrea De Gaetano che commenterà con me un po' le notizie principali, naturalmente le reazioni eventuali del mercato a 360 gradi. Andrea, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Abbiamo tanti market mover, tante notizie, Andrea, che in qualche modo in questo momento ci possono dare delle indicazioni su come guardare i mercati e su quelli che sono i suggerimenti e le indicazioni da dare agli investitori. Io li metto in ordine sparso, poi facciamo una sorta di classifica di priorità se vogliamo, anche se credo che siano notizie che possono stare tutte sullo stesso piano, magari con concentrazioni di interesse diverso, però sicuramente mi viene in mente l'America, così e di conseguenza il dollaro che è sotto osservazione, l'America che aspetta da una parte anche di avere come da Joe Biden un'indicazione su quelle che saranno le sue politiche, soprattutto per dare vigore all'economia statunitense con l'emergenza e dopo l'emergenza del Covid, naturalmente il caso di Trump con impeachment, i disordini di Capitol Hill e dicevo qui ci mettiamo il dollaro per capire quali movimenti potrebbe rimandare e poi naturalmente tornando in casa nostra, parte a livello generale appunto il tema Covid barra vaccini, no? Quindi con una luce che si potrebbe vedere in fondo al tunnel, in casa nostra, Recovery Fund con gli ultimi aggiustamenti sul piano da presentare a Bruxelles e all'Europa, però con la crisi di governo che in qualche modo non ci lascia tranquilli, l'eventuale crisi di governo ancora non è stata decretata naturalmente. Allora, Andrea, ordine sparso, non sono solo queste le notizie, ma partiamo da qui. Che cosa ci metteresti in primo piano? Ma in primo piano metterei il forte rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato che c'è stato negli ultimi giorni, direi. Direi il decennale americano da 0,90 di fine anno scorso è ora a 1,15 di rendimento, quindi un balzo notevole per quello che è il reddito fisso. Anche perché c'è questa soglia psicologica del livello 1 che era stata l'1% sul decennale americano che era stata testata parecchie volte, era sempre stato respinto da questi livelli. E quindi quello che è successo è stato sostanzialmente con una maggioranza democratica più forte anche in Senato, il mercato sta scommettendo di fatto su un aumento del piano di stimoli all'economia. È cosa che potrebbe creare inflazione e questo ha spinto a rialzo il decennale, quindi ovviamente anche gli altri titoli, però quello che sta succedendo è irripidimento della curva dei tassi, quindi i bond lunghi rendono di più. E Sì. questo ovviamente è un qualcosa da tenere molto, molto sotto osservazione, a mio avviso, perché ha un impatto sia sulle valute, infatti abbiamo visto che il dollaro si è rafforzato, ma anche su tutti gli indici di borsa, nel senso che una buona parte di questo rally azionario è legata al fatto della mancanza di alternativa. Quindi se effettivamente ci dovesse essere una revisione a rialzo delle stime di inflazione da parte delle banche centrali, questo diciamo che non porterebbe subito a un rialzo dei tassi, però il mercato nelle ultime mesi si è preparato per vedere tassi fermi ancora per anni e sostanzialmente ancora posizionato in un modo tutto sommato difensivo per quanto riguarda i titoli di Stato. Viceversa, quindi l'area 22.400 sul FTSE MIB è stata superata proprio settimana scorsa. Abbiamo visto comunque l'S&P 500 che ha contatto con un altro livello molto importante, cioè il 3.800, che anche questo è un livello siccome di resistenza tecnica. Così come il 3.600 di Eurostoxx 50. Quindi è una situazione, secondo me, da seguire con molta attenzione perché, appunto, c'è una coincidenza di livelli tecnici, di rialzo dei rendimenti e c'è anche il dollaro che, a seguito di questo rialzo dei rendimenti, si è apprezzato e da area 1,23 e mezzo, 1,23, 1,23 e mezzo di settimana scorsa è arrivato in area 1,21 e mezzo. Quindi il mercato si sta muovendo. Abbiamo visto che, ovviamente, questo rialzo dei rendimenti americani che aveva lasciato indifferenti i BTP e gli altri governativi nelle ultime ore invece sta creando un pochino di contagio anche su quello che è il reddito fisso europeo e abbiamo visto che nelle ultime ore appunto sia il BTP sia il Bund Sì. sono risaliti di rendimento.
D'accordo. Andrea, un cenno lo farei anche per chiudere, insomma, così la carrellata degli indicatori principali di questo momento anche sul petrolio. Settimana scorsa è arrivato l'annuncio di un inatteso taglio, nuovo taglio peraltro della produzione da parte dell'OPEC. Questo ha portato, lo abbiamo visto anche prima, a un'infiammata, del petrolio stesso e quindi anche qui mi piacerebbe avere una tua view nel medio periodo. Insomma, siamo arrivati a 53 dollari al barile. E adesso siamo in modo netto sopra la soglia dei 50, appunto, dollari al barile. Sì, assolutamente. Questo è un altro fenomeno, quello del petrolio, che è diciamo, molto volatile durante tutto l'anno scorso. Vediamo anche qui un segni di inflazione all'orizzonte, nel senso che costerà di più l'energia col petrolio che è salito sostanzialmente da sotto zero di aprile scorso a area 52-53 dollari al barile il WTI. E anche questo, secondo me, ha un significato inflattivo. Quello che vediamo è che chiaramente c'è una componente di tagli alla produzione da parte dell'OPEC, ma anche una scommessa del mercato che è iniziata ormai da tempo, su una ripresa dell'economia, una ripresa dei trasporti, e questo ovviamente relativamente ai vaccini. Quello che vediamo è effettivamente che queste aree del petrolio comunque sono, aree di resistenza tecnica. Dall'altra parte, ecco, come abbiamo visto una fortissima volatilità e uno sfondamento dei supporti in aprile, quindi il mercato tende, vedo ultimamente, a esasperare i movimenti e lo sta facendo, secondo me, anche sul petrolio, quindi l'area da 53 in su, secondo me, è un'area di vendita, però ecco, l'obiettivo non mi stupirebbe vederlo neanche a 55 dollari. Detto questo, ecco, quello che vediamo un po' su tutti gli asset è che il mercato si è portato avanti, quindi sta scommettendo su una fine pandemia. Questo arrivo dei vaccini chiaramente è stato il driver degli ultimi mesi, e a questo punto poi bisognerà capire se, dopo aver fatto questa grossa anticipazione, quali saranno i dati. Poi questa settimana, tra l'altro, partono tutte le trimestrali americane con le Eh sì. banche, quindi questo sarà un altro punto. E quello che c'è da dire, però, è che tutta questa fase in cui, se paragoniamo l'andamento delle borse all'assenza di rendimento dei bond, ovviamente possiamo trovare una giustificazione, però. D'altro canto, le valutazioni considerate in maniera più tradizionale iniziano a essere abbastanza alte, cioè se andiamo a vedere un S&P 500, il price earning in questo momento è a 30, quindi siamo passati da un'area 24-25 dei mesi scorsi, siamo già a 30 e calcoliamo che la media storica di lunghissimo periodo dei price earning sull'S&P 500 è in area 15, quindi la metà di quello che è adesso. Quindi il dividend yield siamo all'1,95, quindi è una fase secondo me da seguire con molta attenzione. Io mi aspetterei comunque una fase in cui occorre maggiore cautela, anche se il trend è a rialzo, nel senso che quello che è da fare comunque non mi metterei al ribasso sull'indice, però inizierei a pensare, per chi ha posizioni, a come proteggerle o eventualmente iniziare a osservare alcuni strike di opzioni put. Per Sì. coprirsi, perché con questo tipo di configurazione, insomma, penso che nell'arco di qualche settimana, ecco, una correzione sia nell'aria. D'accordo, Andrea. Allora, ci sono un po' di considerazioni. Intanto chi evidenzia quello che sta accadendo a Bitcoin con un meno 25% in 2 giorni, lo ricordiamo, Bitcoin che era salito ai suoi massimi, c'è cioè chi scrive stare alla larga da Bitcoin, è scoppiata la bolla? Questa è un po' la domanda che insomma, mi verrebbe da fare perché poi insomma, la storia del Bitcoin ci porta anche a ragionare da questo punto di vista, no? Tu prima parlavi di volatilità e insomma, quando si parla di Bitcoin naturalmente si parla di quello anche perché siamo in attesa da quando insomma, le criptovalute sono sempre più inserite anche in eventuali portafogli, no? Di investitori, si parla e si insiste sulla regolamentazione, quindi finché non ci saranno anche dei punti fermi sarà complicato probabilmente muoversi con sicurezza, fermo restando che quando si parla di mercati non c'è mai la sicurezza al 100%, questo lo diciamo sempre, però insomma vediamo se vuoi commentare da questo punto di Sì. vista e poi così Bitcoin da una parte, Alberto invece chiede una tua view sul FTSE MIB.
Quindi ancora no, al centro dell'attenzione, eventuale debolezza che si potrebbe vedere sull'indice. Prima Fabio Pioli diceva che addirittura ancora non si può dire secondo lui, ma che se si pensa a dei ribassi, addirittura bisogna mettere in conto dei ribassi evidenti, cioè quindi dei cali che potrebbero essere molto importanti. E situazione americana, insomma, l'abbiamo accennata poco fa, se vuoi aggiungere qualcosa di più. Allora, Bitcoin, siamo vicini alla bolla? Bitcoin in realtà sì, secondo me sì. Il tema è che quando c'è un mercato che è in bolla, l'abbiamo visto su molti strumenti, l'avevamo già visto nell'episodio di un paio di anni fa con Bitcoin, è molto difficile capire quando scoppia. Cioè il Bitcoin sostanzialmente, cioè una parte, allora è ovvio che non ha un sottostante. Però quello che il mercato, perché lo compra il mercato? Ci sono diversi elementi. C'è un elemento che è legato al fatto che è stato di fatto istituzionalizzato con la quotazione in borsa, quindi questo secondo me fa sì che ci sia un afflusso di denaro istituzionale che è crescente negli ultimi mesi, quindi questo è un punto. Il secondo punto è un fatto fondamentale di andare a ricercare un asset alternativo a quello che è la moneta tradizionale, ovvero con tutte le misure di politica monetaria delle banche centrali, chiaramente anche queste hanno tolto valore al denaro tradizionale, quindi Bitcoin si presenta come un'alternativa a questo. Poi c'è un discorso di scarsità che è legato ovviamente a Bitcoin è l'unica diciamo l'unica moneta digitale che ha un limite di emissione, cioè quindi c'è stato questo mining di Bitcoin, quindi questa produzione di Bitcoin che ha un tetto a 21 milioni di pezzi. Quindi questo ovviamente fa sì che con l'effetto scarsità ci sia qualcosa di una quantità ridotta che ci impiegherà del tempo per arrivare ai 21 milioni e quindi ovviamente tutto il denaro che entra fa salire i prezzi. Quindi questo se vogliamo dare una giustificazione. Dal punto di vista invece della bolla, quindi per dire dov'è la bolla in realtà sta nel fatto che chiaramente abbiamo visto la velocità del movimento, è un punto, dall'altra parte il fatto che non abbia un vero sottostante e anche quello che è diciamo, l'ecosistema di Bitcoin è molto meno trasparente di quello che è l'ecosistema tradizionale delle valute degli altri E asset, certo, cioè. dicevamo Andrea, insomma, la regolamentazione ancora deve essere stabilita, cioè si chiede proprio l'intervento massiccio del regolatore proprio per evitare, no, anche movimenti strani o comunque cose poco chiare, chiaramente, che magari poi non ci sono, però bisogna eventualmente metterle in evidenza. Sì, vanno messi in evidenza, nel senso che quello che è successo alcuni anni fa, cioè quando è nato Bitcoin, è stato comunque un sistema di mining, quindi di creazione che ognuno poteva fare volendo sul proprio computer, completamente anonima e completamente non regolamentata, quindi regolamentata dagli stessi creatori di questa valuta, che peraltro sono avvolti da un alone di mistero, quindi una delle caratteristiche di questa valuta è comunque l'anonimato, e quindi ovviamente dicendo anonimato si capisce quanto po potenzialmente ci possa essere, cioè tutti i soggetti che si sono dietro questa valuta, ecco, non hanno le stesse, cioè essendo anonimi in molti casi, sorge tutto il tema dell'antiriciclaggio, tutto il tema dell'identificazione, e quindi tutto questo chiaramente è un rischio, e siccome c'è la possibilità che questo fenomeno venga comunque arginato e regolamentato più avanti dalle banche centrali, e quindi questo da un lato toglierebbe anche, se vogliamo, una parte della PIL per molte persone, questo è sicuramente un punto. Dall'altra parte c'è un discorso che riguarda la tecnologia, quindi essendo qualcosa di regolamentato, cioè di non regolamentato, che pur diciamo, si sta istituzionalizzando per il discorso della borsa, però voglio dire, si parla, voglio dire, se uno togliesse la spina, un interruttore, oppure se ci fosse un attacco di hacker su questo tipo di valuta, ecco, gli attacchi hacker agli exchange di Bitcoin sono stati numerosissimi, con enormi distrazioni di Bitcoin da parte di hacker, quindi sono tutte cose che abbiamo già visto. Certo. Ecco, quindi tutto questo da un punto di vista per chi investe deve sapere che, appunto, nonostante questo forte momentum, quindi questo forte slancio verso l'alto che ha Bitcoin, ci si espone a tutta una serie di rischi che sono quelli che appunto ho appena elencato. Certamente, certamente Andrea. Allora, quindi Bitcoin, beh, c'è un amico che effettivamente non nutre molta fiducia, non ha molta fiducia.
nel mondo delle cripto, però insomma parla di riciclaggio di denaro. Ma Ora, infatti, questo è no, no, infatti sì. è quello che dicevamo prima, se mancano delle regole, ovviamente poi, cioè, dove non ci sono regole, cose poco chiare ci sono spesso e volentieri, insomma, poi è chiaro che detto così è molto superficiale, ma è un concetto che vale un po' per tutto, no? Quindi bisogna prima, credo, di fare qualsiasi altra riflessione, andare a parare lì. E poi appunto una view sul FTSE MIB e sulla situazione americana, quindi casa nostra e casa di Trump, o meglio, tra poco di Biden. Sì, beh, allora, per quanto riguarda casa nostra, chiaramente allora, il FTSE MIB, lo sappiamo, è un indice che rispetto a tutti gli altri negli ultimi anni è rimasto molto indietro, quindi in questo momento sta beneficiando di una situazione privilegiata dal punto di vista dei tassi, quindi anche l'Italia, il FTSE MIB, cioè quindi BTP, tracciano un po' la via, per cui con il rischio maggiore che è quello di un aumento fuori controllo del debito italiano e quindi il fatto che i BTP scappino fuori controllo e questo è stato un po' il tallone d'Achille dell'Italia negli ultimi anni, di fatto negli ultimi mesi e direi sì, negli ultimi mesi in particolare è stato arginato dall'azione delle banche centrali, c'è cioè questa situazione governativa comunque che da anni è comunque diciamo tenuta in piedi in una maniera che non è tradizionale, per cui non ci sono state, se vogliamo, delle vere e proprie elezioni, però ci sono stati una serie di governi che si sono alternati, mi viene da dire più o meno tecnici, e di fatto questo dal punto di vista internazionale, quindi degli investitori internazionali, ha smorzato la voglia di speculare contro il debito italiano e ha favorito quindi tutto quello che è il finanziamento dello Stato. Questo ha un riflesso molto positivo ovviamente anche sulla borsa italiana, che è rimasta molto indietro rispetto alle altre. Ecco, detto questo, ovviamente è un paese, sappiamo che appunto ci dovremmo fare un po' un discorso di spaccatura tra quello che è il debito italiano, in cui c'è una grossa esposizione, un grosso rischio, e dall'altra parte un discorso di azioni invece di singole aziende italiane che invece dal punto di vista di brand sono molto forti in tutto il mondo e che quindi stanno anche loro beneficiando comunque di una situazione paese di fatto per quanto riguarda il reddito fisso più tranquille. Quindi abbiamo visto che negli ultimi 2 mesi dell'anno scorso il FTSE MIB in Europa è stato uno degli indici più performanti. Quindi io lo collocherei in quest'ottica qui, dal punto di vista tecnico, io appunto avevo una resistenza tecnica in area 22.004 che è stata rotta, i prossimi obiettivi di breve potrebbero essere l'area 23.000-23.003, facendo degli scenari un pochino più di lungo periodo, diciamo che io avrei un'area di alert, quindi dove stare più attenti se si tornasse sotto 20.000. E a quel punto il quadro tornerebbe negativo, ovviamente con gli obiettivi, i minimi che erano stati visti, quindi l'area 16.000 e poi l'area 14.000. Questo scenario io al momento non lo vedo, vedo più un discorso di consolidamento, magari tra 23.000 e poi 20, e 21.000. Questo secondo me è lo scenario più probabile, con poi dei nuovi tentativi di allunghi verso l'alto. Ecco, tutto questo poi ovviamente, con il grosso punto interrogativo poi delle nostre crisi di governo, con una situazione che se dovesse diventare invece più esplosiva dal punto di vista della situazione politica, andrebbe a impattare prima i BTP e poi anche, secondo me, l'indice azionario. Certo. Ottimo. Allora, l'America, così Sì. almeno diciamo semmai qualcosa di più, insomma, le previsioni, quali sono anche le previsioni che in qualche modo hai fatto tue, insomma, come Sì. considerazioni poi, no? Alla luce di quello che sta accadendo. Tante cose, a parte i numeri del contagio da coronavirus che sono ancora davvero importanti, quindi di conseguenza le decisioni che deve prendere il governo americano per aiutare gli americani stessi, con anche se vuoi mettiamole in relazione con gli ultimi dati macroeconomici che arrivano proprio dagli Stati Uniti, peraltro il cambio di guardia, insomma, Joe Biden, Trump e poi le tensioni, anche quelle che si potrebbero verificare perché l'FBI sta monitorando, no, la situazione. Certo, allora per quanto riguarda gli indici americani, quello che abbiamo già visto negli scorsi mesi, secondo me dovrebbe continuare, è una rotazione tra il Nasdaq, che dovrebbe sgonfiarsi, e gli indici diciamo più legati all'economia tradizionale come il Dow Jones o l'S&P 500, piano
pieni peraltro di titoli petroliferi che stanno recuperando, e quindi in questo momento stiamo vedendo una forza relativa maggiore, per esempio, dell'S&P sul Nasdaq. Ecco, il quadro rimane comunque quello, come dicevo prima, di una situazione molto speculativa, cioè quello che io devo dire oltre 20 anni che faccio questo lavoro, raramente ho visto una voglia speculativa diffusa sia tra investitori privati che istituzionali, e che è alimentata da questo tema assenza di rendimento sui bond. Quindi ritorno di fatto al punto precedente, ovvero quando starei a monitorare l'andamento dei treasury in particolare, dove finché si rimane intorno all'1,20% di rendimento, non vedo particolari problemi. Se effettivamente dopo l'1,20% il decennale iniziasse a salire oltre, siccome questo creerebbe problemi anche all'azionario, perché stravolgerebbe questo discorso delle valutazioni che finché i bond non rendono hanno una giustificazione. Se i bond iniziassero a rendere di più, secondo me ci sarebbe un forte deflusso dall'azionario e ci sarebbero investitori che riprendono a comprare il reddito fisso. Da un punto di vista tecnico, siamo comunque su livelli di eccesso anche mensili, però, ecco, come dicevo prima, c'è comunque un mood e un momentum, quindi, che è molto positivo. Quindi io di fatto adesso non mi metterei a comprare indici americani, paradossalmente inizierei a pensare più a venderli, con attenzione appunto alla scelta di tempo e a come farlo, proprio Sì. perché andare contro tendenza è sempre molto difficile, quindi conviene magari aspettare che ci sia una conferma maggiore di un top fatto dai mercati. Quindi siamo secondo me comunque in una fase di top dei mercati, e a quel punto poi, una volta che ci fosse un segnale di inversione più chiaro, accodarsi per andare appunto o a proteggere le posizioni oppure andare a vendere allo scoperto. Da un punto, ecco, come supporto fondamentale sull'S&P avrei un'area 3160, che è quella sotto la quale, diciamo, il trend tornerebbe chiaramente negativo, però ecco, se facciamo il calcolo siamo a 3800-3160, sarebbe già quella una bella correzione, ecco. Ecco, c'è una domanda interessante, Andrea di Morris, che dice, parla della politica monetaria inglese, sterlina debole o forte? Cosa serve a Londra in questa fase? Le altre piazze sono disponibili ad assecondare le necessità inglesi? E anche qui Brexit, insomma, no? Il 2021 si è aperto proprio con la Brexit che è arrivata a compimento. Certo, ma allora chiaramente quello che stiamo vedendo è stato durante i mesi scorsi una sterlina che prima si era indebolita molto, e viceversa nelle ultime settimane, dopo che è stata definita questa situazione di Brexit, di fatto in buona parte definita, la sterlina si è rivalutata, quindi il mercato aveva già scontato il peggio prima. Secondo me c'è una data molto importante, che è quella che è collocata a fine marzo di quest'anno, in cui ci sarà una definizione di un tema che non è ancora stato definito, che è quello della libera prestazione dei servizi finanziari verso l'Europa. Ecco, questo tema, che per ora è stato tenuto un po' in stand-by nella fretta di chiudere comunque una sorta di accordo su Brexit, secondo me è determinante, nel senso che se dovesse esserci effettivamente una restrizione di tutti quelli che sono i servizi finanziari inglesi in Europa, a quel punto, secondo me, la sterlina potrebbe indebolirsi ancora parecchio. Viceversa, se effettivamente diciamo che i toni che sono stati già definiti, hanno già definito Brexit, però dovessero poi trovare degli accordi più concilianti e sul mantenimento di fatto di un libero scambio un pochino più regolato per quanto riguarda le dogane, ma di fatto nella situazione in cui ci siamo trovati negli ultimi anni, a quel punto la sterlina avrebbe spazio per riprendersi. Quindi da un punto di vista grafico, comunque anche qui, per quanto riguarda la sterlina dollaro, quindi siamo comunque in un'area più di top della sterlina, nel senso che anche qui l'area 1,35-1,36,5 secondo me è comunque un'area di vendita, e viceversa, ecco quello che vediamo, vediamo un attimo anche l'euro sterlina. Sì. Ecco, anche sull'euro sterlina la situazione è, ecco, invece un pochino diversa, nel senso che vediamo che l'euro sterlina si trova in un trend molto più laterale da ormai di fatto anni, nel senso che si parla dal 2016 a oggi c'è stato un grossissimo trading range tra, diciamo, 0,93 e 0,83.
dove secondo me, ecco, bisognerà vedere dove poi, da un punto di vista grafico, dove si romperà questo grosso canale, dove per ora appunto rimarrei e manterrei quest'area 0,93-0,83 come grosso trading range, e poi probabilmente questo trading range verrà rotto da una parte o dall'altra in base alle decisioni fondamentali che saranno prese. D'accordo, Andrea. Un ultimo commento che arriva da Pierambrogio: l'azionario sarà comunque stimolato dalle banche centrali. Questo mi sembra un punto di partenza da cui non possiamo prescindere, voglio dire, no? Lo diciamo già da tempo, sarà così anche per meno tutta questa prima parte dell'anno 2021. Assolutamente, allora le banche centrali stanno facendo di tutto per tenere i rendimenti dei titoli di stati bassi, per contenere l'indebitamento degli stati, e questo di fatto è emerso da tutte le banche centrali. Ecco, proprio per questo motivo bisognerà capire tra qui e le prossime settimane. Tra l'altro, settimana prossima sarà già la volta della BCE, quale Eh sì. sarà poi quello che emerge? Diciamo, da un punto di quello che c'è stato già settimana scorsa, sono state le minute della Fed, quindi i verbali della Fed, e guarda caso il movimento sul T-note americano è partito anche dopo i verbali della Fed, proprio perché basta ormai una virgola, un sentore in cui effettivamente, se le banche centrali dovessero adeguare la politica monetaria a un rialzo dell'inflazione, che hanno già detto che faranno salire con minor preoccupazione, quindi faranno prima salire l'inflazione e poi alzeranno i tassi. Questo è quello che di fatto ha detto la Fed. Certo, Ecco, se la certo. tempistica di questo movimento dovesse essere accelerata da quello che vediamo nei prezzi, quindi il petrolio che schizza verso l'alto è già salito molto. Quello che è successo, c'è tutto un tema anche di aumento dell'inflazione che si è visto sotto tanti profili, per esempio questo lockdown ha reso più care gli approvvigionamenti, più cari, cioè ci sono stati dei ritardi nei trasporti, cioè tutto questo di fatto ha creato dei costi maggiori per le aziende per produrre. Ok. Quindi di fatto inflazione, se l'inflazione dovesse ripartire, a quel punto tutto questo castello che è stato creato dalle banche centrali potrebbe traballare. Ecco, quindi di fatto concordo pienamente con quello che ci ha detto il nostro telespettatore, però ecco, attenzione all'inflazione. Va bene, infatti guarda, ti saluto però. Mario scrive: Andrea parlava di un interesse del decennale americano dell'1,2% come alternativa all'azionario, cosa potrebbe far aumentare i tassi, inflazione, stimoli fiscali o monetari, insomma si stava facendo un po' un ragionamento complessivo. 10 secondi proprio in conclusione, Andrea. No, esattamente, quello che potrebbe sono i costi, i maggiori costi di produzione. Questo si è visto in tutto il mondo, quindi i costi di produzione hanno un impatto sull'inflazione, e poi potrebbe essere un discorso diciamo, di bolla che poi viene fuori sugli asset, che sta venendo già fuori, l'abbiamo detto su Bitcoin, ma anche Esatto, su altre esatto. cose, per cui le banche centrali oltre un certo livello potrebbero poi iniziare a fare marcia indietro. Quindi sarebbe poi Esatto. questo, direi. Grazie Andrea De Grazie a Gaetano, voi. grazie, grazie davvero come sempre. Torniamo tra pochissimo con le fonti Real Time Analysis.